Salve a tutti, sono Mario Contino e vi do il benvenuto in questo nuovo video per il canale Universo del Mistero. Questo è un video un po' anomalo, differente da tutti quelli che abbiamo postato finora sul canale. È un video nel quale voglio presentarvi questo mio libro dal titolo La morte umanizzata, Shinigami e tristi mietitori. Edito dai quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno, quindi lo trovate facilmente in tutte le librerie online, su Amazon, oppure ordinandolo presso le librerie, in tutta Italia. Questo libro, come ovviamente si evince dal nome, quindi La morte umanizzata, Shinigami e tristi mietitori, affronta il tema millenario della morte. Della morte quale ovviamente conseguenza ultima della vita, no? Traguardo ultimo della vita, e che quindi in qualche modo a livello differente, in maniera differente, in base alla cultura di ognuno, interessa tutti. Questo libro si presenta come un libro di antropologia, se vogliamo, quindi la morte viene affrontata sì dal punto di vista scientifico, sì dal punto di vista antropologico, ma anche dal punto di vista folcloristico. Infatti possiamo suddividere questo volume in tre parti principali, macrosettori. Nella prima parte si affronta il tema della morte dal punto di vista medico-scientifico. Quindi cosa succede al corpo umano dopo la morte, quali sono i meccanismi biofisici che si scatenano, quindi la decomposizione del corpo, le prime fasi, il rigor mortis e tutto quello che accompagna, diciamo, le prime ore, quello che avviene nelle prime ore subito dopo la morte dell'essere umano, perché parliamo chiaramente di esseri umani, fino alla decomposizione del corpo. La seconda parte è più antropologica, si spiega la morte dal punto di vista simbolico e teologico, filosofico, per cui queste divinità della morte, come l'uomo ha creato la figura del triste mietitore, per quale motivo, perché ha voluto dare un corpo, un'immagine alla morte, renderla così umana. Beh, probabilmente per poterla capire meglio e poterla in qualche modo esorcizzare la paura della morte, quindi la cosiddetta tanatofobia, quella che oggi viene definita tanatofobia, anche se, diciamo, è un meccanismo abbastanza naturale che però si manifesta in maniera differente, soprattutto in base alla differente cultura, dell'individuo, quindi chiaramente una persona orientale, magari con una cultura buddista, shintoista, non lo so, ha una concezione della morte ben diversa da quella che ha un cristiano o un ateo, e quindi anche affrontano l'argomento e la paura in maniera molto differente. L'ultima parte, invece, è dedicata alle leggende, quindi le leggende sul triste mietitore, sugli dèi della morte che ovviamente si mostrerebbero con immagini differenti, non sempre con il classico scheletro in tunica nera e falce. Vedremo che in base alla diversa cultura, quindi alla diversa area geografica, il folklore mostra personaggi differenti, addirittura a volte dalle sembianze animalesche, come il famoso cane nero della morte, che poi ben ricorda la figura di Cerbero, se vogliamo, oppure gli Shinigami giapponesi, che sono divinità della morte ben diversi dal triste mietitore occidentale o addirittura dall'arcangelo della morte, parliamo di Azrael. Quindi tutto questo è trattato in questo libro, La morte umanizzata, Shinigami e tristi mietitori, che oltretutto presenta anche una prefazione a firma del professore Cosimo Lamanna, storico e filosofo, e una postfazione a firma della dottoressa Pierangela Carbonara, quindi dottoressa in psicologia clinica, questo per arricchire ulteriormente il volume e quindi offrire al lettore veramente un piccolo, permettetemi di dirlo, gioiellino, che spero possa piacere a tutti. Quindi, buona
La morte umanizzata, Shinigami e tristi mietitori. Spero che l'argomento vi sia piaciuto, vi invito a leggere il libro e vi do appuntamento alla prossima puntata.